È avvenuta in questi giorni la presentazione ufficiale della lista partitica D'Avema a sostegno del candidato sindaco Mauro Dalla Verità. Una lista civica partitica formata da cittadini con a capo un cittadino, tutti vissuti sempre fuori dal mondo politico, che ha scelto di basare il proprio programma su quattro punti fondamentali. 25 maggio qui a Brisighella ci saranno le elezioni, come in tanti altri paesini qui della nostra Romagna, ma a Brisighella è una particolarità, una lista civica. Tutta nuova, come è fatta? Tutta nuova, tutta dedicata a me, Mauro Dalla Verità, saluto tutti. E l'idea è nata da un malcontento, sono uno dei tanti arrabbiati di Brisighella che ha aspettato fino adesso che qualcuno facesse quello che sto facendo io adesso, non vedendo mai apparire nessuno, avendo sempre i rimpasti delle stesse facce che si riciclano in continuazione, insomma, sono sempre loro, una volta a destra, una volta a sinistra, non si capisce più niente. Insomma, è ora che qualcuno si ribelli, è ora che qualcuno ci metta la faccia, è ora che qualcuno ci metta anche un po' di coraggio. In questo senso mi sono proposto, ho trovato subito un buon riscontro da parte di tanti. E in una società politica dove non c'è più un credo, non c'è più una moralità, non c'è più una logica, perché un Laghi che mi va nel centrodestra con la Marta, un sindaco che viene dalla destra e che va a fare il sindaco della sinistra, si dichiarano poi tutti in lista civica che non si capisce per quale motivo non devono essere uno PD e l'altro nuovo centrodestra, insomma, voglio dire, si nascondono oltre i partiti, ma è roba da matti. Io voglio vedere le dimissioni della Marta, insomma, per vedere l'oltrepartito. E si presenta addirittura in lista come imprenditrice agricola, cioè mi fa morire da ridere. Quindi non hanno più neanche l'onestà, si nascondono. Allora, diciamo una cosa: è ora di fare il sindaco dei cittadini e non il sindaco dei partiti. Sino che i partiti prendono ordini, devono fare dei favori, devono ricevere dei favori, non possono fare in autonomia. Io non devo fare favori a nessuno, non devo ricevere favori a nessuno, sono bello determinato. E il programma appunto è contro la partitocrazia, cioè vogliamo che non esistano i partiti in Brisighella. Brisighella non deve avere partiti. Sindaco del popolo, alla guida di un popolo, con un programma stupendo, perché noi. Intanto parliamo che al centro dell'attenzione ci deve essere il cittadino, sempre e comunque, ancora prima delle infrastrutture. Questo vuol dire, per esempio, che io sarò l'unico sindaco, se lo diventerò, che farà due vice sindaci. Avrò il mio vice sindaco normale e avrò il mio vice sindaco onorario, che è la gente. Per la prima volta introdurrò in politica, non lo posso fare per tutto, ma per certe decisioni sì. L'aiuto del vice sindaco, cioè la gente, che mi aiuterà a prendere delle decisioni. Aprirò un sito su web, per chi non ha il computer potrà venire in comune, fare una scheda e buttarla in uno scatolone. Io voglio anche sapere come la pensa la gente, perché fare il sindaco non vuol dire essere un dittatore, vuol dire invece sapere ascoltare le persone, prenderle per mano e vedere di costruire qualcosa insieme. È anche una cosa carina perché voglio far partecipe alla vita del comunale anche la gente. Poi, secondo criterio irrinunciabile, il diritto di equità e giustizia. Basta col cittadino di serie A e il cittadino di serie B. Siamo tutti cittadini di serie A, diciamocelo per bene. Bisogna che facciamo le cose fatte bene. Terzo punto, il nuovo concetto di impresa da introdurre nel comune. Sanno fare tutti, andare a fare il sindaco, aumentare le tasse e chiudere i buchi delle casse. No, no, no. Io devo trovare un modo per fare soldi, detassare la gente, possibilmente abbassare l'IPE che vi hanno portato al massimo, le mense scolastiche, insomma cercare di fare una politica finalmente a misura per il cittadino. Ci pensa magari il governo a fare le tasse, ci si mette anche i comuni. Io ho delle idee per far soldi, io ho delle idee da introdurre un concetto di impresa e credo di avere delle ottime soluzioni. Ragazzi, le terme, è ora che ce le portiamo a casa. Scusate se lo dico, io lo dico, poi qualcuno potrà anche non credermi. Ho le soluzioni, ho il contatto con la proprietà, che si dice
favorevole a discutere con me, ma non con l'attuale amministrazione. C'ho i soldi. Ripeto, c'ho i soldi. E questo credo che possa bastare così. Poi sono l'unico che fa, credo, un discorso, credo di, non ho sentito nessuno, voglio creare posti di lavoro. Posti di lavoro e posso farlo. Ho due sistemi. Il primo è intanto favorire le imprese edili, che io ho un piano anticrisi, penso un po', tutta l'Italia è in crisi con l'edilizia. Io mi sono creato un piano anticrisi valido, l'ho sottoposto anche degli imprenditori, mi hanno fatto i complimenti per le belle idee. Non le posso raccontare perché ancora non voglio dare suggerimenti agli avversari. Mi stanno magari copiando lo stesso, uno con la partiticità, quell'altro che rinnova tutto il coso comunale, là tutti i ragazzi mai fatti politica, mi stanno copiando a tutte le parti. È ora che smetta di dare neanche le idee, non voglio dare neanche le idee. E quindi ho un bel piano per risolvere anche una crisi locale a livello di edile, fare tornare a lavorare le imprese edile, vuol dire fare lavorare gli artigiani, quindi parliamo dei falegnami, dei vetrai, dei fabbri, insomma tutto quello che ci va dietro, e più io riesco a farli lavorare, più magari assumo. E prima di attuare tutti questi programmi, che poi prevedo anche molte cose per i giovani, per gli anziani, la sede nuova per gli anziani qua dalla Bocciofila, nuovo parco giochi per i bambini, insomma, voglio dire, c'è il parco di Brisighella alla palla da inverdire, ingiardinire, cioè ingiardinire, mettere fiori, volevo dire questo. Ecco, prima di fare tutto questo chiudo dicendo che, come un buon pilota di Formula 1, io per affrontare un campionato del mondo devo avere la macchina che funziona, quindi mano al comune per cavare molta burocrazia, almeno tutto quello che è di competenza del comune, sburocratizzare al massimo, far funzionare con più professionalità e più sorrisi magari, che non guastano, e insomma credo di avere delle buone proposte da portare avanti. In barba, insomma, credo agli altri programmi. Francesca Diletta per Faenza Web TV.